Eccoci qua, di nuovo in diretta. E oggi siamo qua. Ci siamo invertiti. Siamo invertiti i ruoli. Delle interviste, perché adesso... So che ci tenevi a parlare tu con Wanda e stasera ti lascio questo compito, perché... Avevo il piacere. Sei un po' geloso, Wanda, sei un po' geloso che... Certo, ma è anche giusto rapporto. Così. Intanto vado a presentare la nostra sommelier. Prima accogliamo magari il nostro ospite. Hai ragione, io non sono abituato, vedi, non sono abituato. Dei tempi, ma insomma, accogliamo Nicodemo De Franco. Vieni, Nicodemo. Buonasera. Un applauso anche a Nicodemo, ciao Nicodemo, benvenuto, ci possiamo dare del tu, così viene meglio la trasmissione. Intanto allora noi ci sediamo, io presento un attimo Nicodemo e poi ti lascio la parola. Vieni Nicodemo, se ci possiamo sedere qui, tu prego siediti qui. Nicodemo è segretario generale ASPIL, che è una sigla sindacale, insomma, e sostituto commissario, lo vedete spesso allo Stadio Olimpico, perché caro Patrick... Allo Stadio Olimpico lui si occupa di tutti i rapporti che vanno dall'arbitro, dalla terna arbitrale, questione di ordine pubblico, insomma, e sei l'interlocutore giusto, l'abbiamo visto qualche sera fa anche a presa diretta, l'interlocutore giusto per poter affrontare dei temi di ordine pubblico legati allo Stadio Olimpico. Prego Patrick. E allora io sono qui con la nostra Wanda Rapisardi, che prego anche di accogliere con un grande applauso. Buonasera Wanda. Che come tutti i martedì ci porta... dei vini in giro dall'Italia, sempre con un certo legame con il calcio. Oggi di che vino si tratta? Allora, visto che ho giocato l'Udinese, abbiamo portato un vino friulano, appunto un friulano 100%. Siamo a San Floriano del Coglio, appunto nel cuore del Coglio, che è una zona vinicola molto famosa. L'azienda si chiama Humar. Un'azienda che nasce ai primi del Novecento, con pochissimi ettari coltivati, insomma, a frutta e a vino. Poi... successivamente ha trasformato tutto in vino, fatto sta che dal 60, diciamo dal 1960 a oggi, imbottiglia solo vino di propria produzione. La cosa, diciamo, curiosa è che il nome di questo vino, non di questo specifico, ma di questa tipologia, appunto il friulano, DOC, inizialmente era Tokaj il nome, come il famoso vino dolce ungherese. Poi la Commissione europea ha dato, diciamo, ragione agli ungheresi, quindi noi abbiamo dovuto cambiare, noi italiani abbiamo cambiato il nome in friulano. Insomma, questa, che vino è che siamo per bere? Anche è un friulano 100%. Sì, no, ecco, quindi proprio un vino bianco friulano 100%. Esatto. Giallo paglierino, riflessi oro verde. Se vuoi quello volevo sapere esattamente queste parole che voi conoscete bene. Bene, allora noi ce lo andiamo a degustare, l'aspetto è ottimo. Io prendo due bicchieri, spero di non fare un macello, cosa che è assolutamente probabile, intanto mi sono incollato. Prego, un bicchiere per il microfono. Grazie. Grazie. Eccolo qua. E questo, Nico, non so se a te va, ma insomma, un piccolo brindisi prima di cominciare la nostra intervista. Assolutamente. Brindiamo al buon vino. Fortune al buon vino. Ottimo. Ed è molto molto buono, grazie a Wanda Rapisardi e a questo splendido friulano. Allora Nicodemo, tu sei qui perché insomma, come rappresentante sindacale delle forze di polizia, credo che tu ci possa dare qualche un contributo, insomma, per tutti quelli che ci guardano, che vanno allo stadio e che a volte magari neanche loro capiscono bene quali sono alcuni meccanismi, insomma. Ne abbiamo parlato prima, per esempio, la prima curiosità che mi viene in mente, in una giornata di pioggia così capiamo la necessità che un ombrello possa essere ritenuto anche un'arma contundente, però insomma vedere poi questi bambini a cui venivano tolti gli ombrelli, che erano costretti ad andare allo stadio, fare il vialone lungo di 200 metri per arrivare in tribuna senza, bagnati come pulcini, sinceramente erano immagini che stringevano un po' il cuore, insomma. Per esempio, prima curiosità, quali sono queste regole? Perché non può entrare, per esempio, un ombrello? Quella è stata forse un eccesso, un caso particolare, un caso limite, perché l'elasticità c'è, a parte il derby, che chiaramente è molto più rigida come questione. L'ombrello quando piove, a parte quelli particolarmente fatti a punta, fatti di ferro, quelli magari quelli si evita, perché altrimenti quello è peggio di un'arma, quell'ombrello. Gli altri si tende a chiudere un occhio, quelli che si chiudono. Quelli troppo pesanti di solito, con partite a rischio, perché poi quando sono partite tranquille, gli ospiti sono pochi, non c'è questa particolare Roma-Parma, attenzione. Poi, insomma, le partite più tranquille. Non c'è questa particolare attenzione. Però se si verifica qualche episodio poi particolare, è chiaro che poi si restringe di più e la rete si infittisce, allora diventa tutto un po' più complicato, diventa tutto un po' più attento, anche perché noi siamo un popolo strano,
In Curva Sud ogni domenica si lanciano i petardi e se la Roma paga la multa. Ho sentito la polemica le ultime settimane, giustamente i tifosi, no? Questi soldi potrebbero essere spesi in maniera diversa, certo. Ma a parte la bravura e anche l'incoscienza di chi li nasconde, perché quelli sono pericolosissimi, io non li metterei dove li mettono di solito, ma andare a fare una perquisizione di quel tipo significherebbe fare le file chilometriche, e gli stessi che adesso dicono fate le perquisizioni sarebbero i primi a dire perché mi perquisite. Del resto non è che se fai le perquisizioni le fai a uno sì e dieci no. Che fai? Mica ce l'ho scritto sulla fronte se io porto il petardo o meno. Se si deve fare una cosa come con gli ombrelli, rigida, particolare, lo devi fare non dico al 100% ma al 90%, e da allora diventa complicato. Ma perché se a me capita di andare a vedere una partita del Barcellona o del Chelsea non ho mai problemi di questo tipo? Non ho mai problemi di questo tipo nel senso che non vedo file fuori e l'ordine pubblico è assolutamente garantito, non entra uno spillo che sia uno spillo, tutta una serie di cose che all'estero è più facile vedere, in Italia non ci riusciamo. Perché? Intanto perché è una cosa più ordinata. Noi vediamo gli stadi esteri, vediamo le scale sono sempre libere, i posti sono sempre quelli, non ci sono posti duplicati, è tutto una volta dentro, ordinato. Ma fuori? È tutto ordinato. Eh sì, però se non c'è la fila fuori di chi non ha il biglietto, anche perché se noi pensiamo lo stadio pieno, anche nei settori in cui non si paga il biglietto, chi sono quei signori? Sono entrati, siamo italiani, sappiamo come funziona, però in Curva Sud quando gioca la Roma si vedono le scale. Ci ha provato, mi pare era proprio Serra appunto, che è stato da noi qualche tempo fa, insomma, no? Ci avevano provato, però fossero quelli i problemi, mi viene da pensare. No, ma questo è tutto un insieme, no? È tutta una situazione particolare, ricca di episodi, ricca di situazioni che vanno valutate, sulle quali a volte si chiude un occhio, a volte non si può, dipende sempre dalle partite, dipende sempre da con chi hai a che fare, però anche la funzione dello steward. Noi ci rifacciamo sempre agli inglesi, ma gli inglesi hanno un sistema che funziona, non sono pagati come sono pagati i nostri. Qui la figura la figura attuale dello steward è una via di mezzo, non sa né di carne né di pesce. Sì, sta lì, c'ha qualche tutela, però per dire, già in tribunale è alla pari con chi eventualmente ha denunciato o ha segnalato più che denunciato. Certo. Un'altra curiosità invece, Nicodemo De Franco, chi vede le partite insomma sta sempre tra i due bordocampisti, insomma, cioè Assogna Mangiante e lui che sta lì sì, vicino alle panchine, insomma, perché ovviamente mi richiamano. Quando sì, l'arbitro per esempio chiede qualcosa, no, si rivolge a te, mi pare di capire. Sì, ultimamente è successo per i laser. Ah certo. Infatti c'è stato un paio di annunci con le ultime, sì, non l'ultima, le precedenti due. Anche se ho notato che la gente lo sa, per cui quando l'arbitro si avvicina, guarda caso, si fermano i laser, si fermano i lanci, si interrompe qualunque azione. Quello che ti volevo chiedere, sono diversi anni insomma che stai lì a bordo campo allo Stadio Olimpico, ti occupi comunque di ordine pubblico allo Stadio Olimpico. Qual è stato? Non solo là, non solo là, ovviamente, poi insomma il lavoro sostituto commissario, insomma, lo sappiamo. Ma quello che ti volevo dire è il momento più brutto di questi anni allo Stadio Olimpico che hai vissuto. Qual è stato? Se possiamo anche scavare un po' tra i ricordi personali di un sindacalista. Come uomo, Roma-Liverpool. come poliziotto... Ma Roma-Liverpool già eri lì a lavorare? Sì, già c'ero. Quindi, come poliziotto, i derby, questo accanimento particolare, la partita sospesa, tutto quello che si era detto... Che si era fatto, questo fatto del bambino. Anche il giorno di Gabriele Sandri, forse? Quella sì, quella fu un'altra cosa, però quella in un certo senso ce l'aspettavamo, sapevamo che sarebbero venuti, sapevamo che sarebbe successo qualcosa, del resto i fatti poi lo hanno dimostrato, sono venuti belli schierati, ben sistemati, insomma quello che hanno fatto poi tutto c'entrava, che poi la vendetta... Anzi, se si vuole rispettare la persona che purtroppo è morta, tutto si deve fare tranne che quello. Anche se poi mi pare che anche alcune frasi, alcune parole, sembra più la ricerca di una vendetta, di un occhio per occhio, più che una della giustizia in quanto tale. Chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma certo, deve pagare in funzione delle norme, non è che deve pagare in modo esemplare. La pena esemplare in un paese democratico esiste la pena prevista, non può esistere la pena esemplare perché è finita sui giornali o meno. Certo.
Ecco Nicodemo, io parto questa, proprio dal... Scusate, questa è una garanzia che vale per tutti. Allora, ecco, io parto da un presupposto, adesso l'ha citato Gabriele Sandri l'episodio, ce ne sono un paio, adesso il ruolo del poliziotto è finito spesso anche in alcuni film, no? Ce ne sì, sono in particolare due, certo. Diaz e poi andando su quello dello stadio, Acab, nella fattispecie. Ci sono stati poi in quel senso due episodi centrali nel rapporto polizia-tifosi. Uno è la morte di Raciti a Catania, 2 febbraio 2007, vado a memoria, e poi a novembre del 2007 la scomparsa di Gabriele Sandri, tutto quanto nello stesso maledetto anno. Il rapporto toccato forse punti limiti, immagino anche del risentimento che ci può essere stato quando si è visto quello che è successo a Raciti. Io vedo quello che si è visto per esempio nei film. Quanto è vicino questo? Com'è il rapporto oggi tra forze dell'ordine, polizia e tifoserie organizzate? Qual è oggi il rapporto? Ma guarda, è come un po' tutte le persone, non è che il tifoso è diverso dalle altre persone, c'è quello che ha appena subito un torto per cui magari è più avvelenato degli altri, per cui magari ti reagisce in modo particolare, ma si capisce, uno che è ferito è chiaro che non reagisce in modo sereno. Ma io ho fatto parte della squadra di Prati che seguiva le tifoserie, noi abbiamo fatto per anni le trasferte con i tifosi Roma e Lazio. Con i tifosi c'era uno splendido rapporto, anzi spesso diciamo che la nostra presenza aiutava, serviva a evitare tante situazioni, magari la miccia che si poteva innescare un incidente fra tifoserie opposte in un'altra città, proprio sapendo che poi sì, potevi farla franca lì per lì, però la nostra presenza significava la conoscenza diretta, significava tutta una serie di situazioni, quindi evitava, abbiamo fatto trasferte con migliaia di persone, ricordo erano centinaia di pullman che partivano da tutta Roma e noi stavamo con loro dalla partenza al ritorno, ricordo i treni bestiame con cui tornavamo, erano vagoni senza postali, senza niente all'interno, cioè, la buona Luisa... Ma proprio su questo, no? nel senso, adesso sono state fatte poi dopo la vicenda Raciti tante leggi, poi dopo anche l'introduzione della tessera del tifoso, materialmente voi della polizia o comunque in generale, che ci sono poi vari corpi che si occupano della sicurezza all'interno degli stadi, queste leggi vi hanno aiutato, sono state complicate da attuare, sarebbe meglio un approccio diverso? Il DASPO sicuramente, sicuramente è un freno. Perché quando al tifoso gli impedisci di venire allo stadio, questo sicuramente è servito. La legge sugli steward, senza di noi steward, poi a Roma sono pagati poco, non dico che non sono professionali perché fanno quello che la legge richiede loro. Però vedi, tu adesso hai parlato di Raciti e abbiamo parlato di Sandri, vedi, io ho parlato di vendetta prima, una sensazione di vendetta più che di giustizia. Queste due cose, se fossero state sempre insieme, probabilmente il segnale sarebbe stato diverso e sarebbe stato proprio una funzione della giustizia e non della vendetta verso il poliziotto, perché nessuno contesta che Spaccarotelle abbia fatto un enorme errore. Beh, c'è stato però tutta una parte iniziale di copertura, di insabbiamento, di tentativi di giustificare la cosa. Quella è stata la cosa che probabilmente, al di là del dolore doppio probabilmente che è provocato nei familiari di Gabriele, ma il non ammettere mai le proprie responsabilità. Poi lo dico perché insomma ti ho visto anche per esempio a Presa Diretta, è una puntata durissima, difficile immagino anche intervenire in una trasmissione così in cui si parlava di morti di Stato ed erano, si parlava appunto dei casi di Cucchi, di Aldrovandi, eccetera eccetera. Ecco, io lo chiedo a te in quanto poliziotto, in quanto sindacalista, insomma tu hai a cuore indubbiamente, no, quello che è la vostra professione, e qualcosa però è stato sbagliato anche nel vostro mestiere, qualcosa che ha ulteriormente inasprito gli animi invece di sistemarle, in questo senso perché non si vede mai qualcuno, e tu so che appunto anche in quella puntata in qualche modo un pochino l'hai fatto, perché non si vede mai qualcuno che dice sì è vero, abbiamo sbagliato? E chi sbaglia da noi paga come gli altri, anzi, teoricamente... No, paga anche di più. Dovrebbe pagare di più. Perché la nostra è un'amministrazione particolare, per cui
poi ognuno di noi alla fine del mese ci deve arrivare, questo non giustifica gli errori. Però si rischia di dire sì, ho sbagliato, e significa che poi l'amministrazione è la prima che ti viene a cercare perché deve dare l'esempio, deve far vedere che le cose funzionano bene e chi sbaglia va fuori. L'esempio di quella trasmissione, il collega che è andato lì a protestare per le percosse subite dal figlio, 6 mesi di sospensione uguale a chi è stato condannato, la stessa sanzione disciplinare interna di chi è stato condannato per lesioni. Quindi questa la dice lunga, i provvedimenti disciplinari all'interno dell'amministrazione, io ne faccio una battaglia dall'81, dalla riforma, sono di una tristezza angosciante. Oltretutto l'amministrazione non deve mantenere degli archivi, certo c'ha i suoi, però non c'è niente alla luce del sole, è tutto con la scusa della privacy. Per cui magari si colpisce la sciocchezza e magari qualche altra cosa che non è così eclatante, magari viene passata in secondo piano. Ma stai dicendo delle cose gravi, chi può promuovere, certo, un cambiamento? Cioè chi può farlo? Perché poi noi vediamo che ne so, prefetti, questori, che sono diventati ruoli politici, stanno lì un anno o due, poi passano altre incariche e cercano magari di non disturbare troppo, se così posso dire. Quello è il problema. E quello è un poi problema. Siccome in Italia non paga sempre l'ultima ruota del carro, se si sbaglia qualcosa per strada paga il poliziotto, diventa il capo espiatorio. Per le famiglie se ha sbagliato, e ripeto, io non voglio coprire nessuno, chi sbaglia, il nostro lavoro è difficilissimo, però noi dobbiamo essere sempre tutori della legge, mai sbirri, questa è una differenza sostanziale. Io non dimentico mai, quando faccio il poliziotto, di essere anche un cittadino, un padre, un marito, non lo dimentico mai. Certo, certo. Però è un'amministrazione che ti mette sempre in grossa difficoltà. Parlavamo dei protocolli, non ci sono protocolli, codice di procedura penale, stop. L'ordine pubblico è l'unica situazione nella quale chi comanda, chi è il dirigente della piazza, decide tutto e per tutto, anche per tutti gli uomini che sono presenti. Per cui, per esempio, una reazione o una non reazione, tipo l'ultima che si è vista, i manifestanti sopra al mezzo della polizia, non so se vi ricordate questo particolare poco più avanti di Palazzo Chigi, lì se non arriva l'ordine non si interviene. Quando si è in ordine pubblico siamo numeri, quindi le responsabilità nel bene e nel male sono di chi gestisce l'ordine pubblico. Sei favorevole per esempio al numero sul casco, no? Che è un provvedimento che hanno richiesto in molti per procedere a un'identificazione del poliziotto che eventualmente sbaglia nell'esercizio delle sue funzioni? Ma io non ho grossi problemi, però è tutto il sistema che va cambiato. Perché? Allora, neanche le manifestazioni si possono fare con i caschi e col voto scoperto o con le mazze del piccone. Anche quello già c'è una norma che prevede che tu non lo possa fare. Però non si fa. Allora, quindi vanno presi chi sbaglia, arrestato. Ma è tutto l'insieme. Siccome spesso l'ordine pubblico è particolare, si tende a soprassedere, finché si fanno male solo i poliziotti non è un problema. Il problema è quando si finisce davanti alla televisione, allora poi bisogna renderne conto. Allora magari bisogna correre a far vedere che si è reagito, e magari bisogna pensare alle responsabilità di chi poi risponde. Però ecco, noi siamo fra l'incudine e il martello, non ci sono protocolli. In ordine pubblico la reazione è gestita non dal singolo, per fortuna, questo è un sistema, per carità, però si devono capire i meccanismi, perché altrimenti chi sta dall'altra parte non si spiega il perché. Fino a un certo punto uno sta fermo, subisce di più, di tutto e di più, se ne vedono di immagini. E poi a un certo punto invece si parte, chi sta in prima fila magari è quello che ha fatto di meno, però purtroppo. Io ho una domanda proprio molto semplice, uscendo un attimo dal discorso calcio. Tutti noi viviamo a Roma, nella nostra città, con i mezzi a disposizione, è possibile rendere Roma sicura? Perché leggiamo sempre c'è tanta criminalità e uno magari dice perché non siamo protetti abbastanza. È possibile proteggere una città come Roma? Una volta ho sentito, non so se corrisponde al vero, che durante la notte per una città come Roma all'interno del grande raccordo anulare ci sono solo 13 pattuglie disponibili. È un dato possibile? Sì, come no. Cioè mi sembra poco allora, per Roma. Assolutamente sì, ma il problema è proprio la gestione. Non ci sono fondi, però noi paghiamo l'affitto per... Noi a Roma ci sono circa 50 commissariati, considerando anche gli esterni, si pagano gli affitti. Ora io chiedo a voi, cittadini, ma quanti
locali demaniali ci sono e che potrebbero essere utilizzati a costo zero, perché per esempio il commissariato di Nettuno è demaniale, si rompe la lampadina, si rompe il bagno, arriva al comune e te lo ripara 24 ore, 48 ore. Da noi si rompe il bagno, si chiude il bagno. Si chiude il bagno. Le pulizie si fanno i contratti da 12, da 24 ore a settimana, sono passate a 12, da 12 a 6 e stiamo nella, a Roma si dice monnezza. Se le pulizie non si fanno, i locali che sono aperti 24 ore al giorno si sporcano, c'è poco da fare. I poliziotti per l'Olimpico ci sono, perché se si sbaglia all'Olimpico si finisce su tutti i giornali. Diventa un problema. Se a me fanno una rapina sotto casa, la fanno a te, la fanno a te. Siamo fatti singoli, che non pesano da un punto di vista della valutazione. Siccome l'Italia è fatta di questo, è fatta di immagine, poi gli uomini sono quelli che sono. Anzi, adesso ne sono arrivati un po' per fortuna. No, tanto così per anche se sono militari, io sto fatto, per esempio, contesto profondamente la scelta di far entrare in polizia soltanto, non ho nessun preconcetto dal punto di vista dei militari, però la 121 voleva una polizia civile vicino alla gente, quindi la scelta di non far arruolare quindi anche le donne una piccola parte sono fondamentali, soltanto ragazzi provenienti dall'esercito, secondo me non è, io la contesto come scelta, poi per carità. Facendo una domanda anche adesso personale, è diventato più difficile magari rispetto a quando hai iniziato a svolgere questo mestiere, difendere lo Stato, credere nei valori per i quali tu sei chiamato, diciamo, a difendere? Cioè, lo fai perché c'è, adesso molto personale, se vuoi rispondere. No, figurati, non è un problema. Ti ripeto, io non dico mai anche di essere come cittadino crisi quando faccio il poliziotto. Di vocazione, cioè penso anche magari per le altre persone, perché c'è anche un futuro a cui guardare. Ma guarda, quando io mi sono arruolato c'era, a parte che la qualità era molto più bassa, sicuramente era molto più bassa. Oltretutto venivamo da concorsi che ci facevano marciare dalla mattina alla sera, non è che ti insegnavano come si stava per strada e cosa fosse il codice di procedura penale, quali fossero i diritti, la Costituzione. Dovevi fare il militare, quindi ricordo i corsi a tenere il passo davanti a un muro, quindi cioè, spiegatemi voi che serve, però quella era una concezione militare, per carità di Dio. Poi le cose sono cambiate, però c'era gente che ti insegnava, c'era la voglia, c'era quando sei giovane poi vorresti spaccare il mondo, in senso positivo, se sei certo guidato da chi c'ha esperienza, da chi ti può evitare l'errore. E adesso fra le questioni economiche, la paura delle pensioni, io sono uno dei pochi fortunati che ancora prenderà una pensione perché sto quasi in tutto il retributivo, quindi col sistema vecchio, quindi io la mia pensione l'avrò, ma i ragazzi adesso stanno in situazioni drammatiche, dal punto di vista lo straordinario lo devono fare, magari gliene pagano solo una parte, le pensioni non si sa quello che prenderanno, se arriveranno al 60% di quello che guadagnano, non c'è un cambio generazionale, la voglia, la qualità di stare lì, o meglio la voglia c'è, perché questi giovani che arrivano vorrebbero farlo, però poi quando vedono scelte sbagliate, o meglio non condividono le scelte strategiche, scatta la demotivazione, le macchine sono rotte, se esci con la voglia lo stesso, esci con la macchina, ti si spacca, te la fanno pagare, perché noi siamo a questi livelli. Pagate voi? Sì, è certo. Le macchine dopo 100.000 dovrebbero essere rottamate, noi andiamo anche a 200.000, però se la portiamo e si rompe, paghiamo noi. E in ogni caso ti fanno il procedimento alla Corte dei Conti, perché arriva il procedimento arriva. Poi se sai come funziona, ecco l'esperienza, allora, porti, chiedi il libretto, altrimenti c'è il rischio che una macchina te la fanno pagare per nuova, non è che... Questo è un paese che si direbbe civile, né? Sì. Questo è un paese che ce ne ha raccontate. Questa è una testimonianza anche perché poi magari molto spesso chi è dalla parte, insomma, io metto nei panni chi va allo stadio e vede magari una serie di caschi o di divise davanti. Sì, insomma. E magari intona quel corretto odioso, insomma, che ogni tanto si sì, sentiamo. Sì, un po' fastidioso, sì, effettivamente. Anche perché se ragazzi per ragazzi, insomma, che differenza fa? Perché si capisce che la guerra, poi mi perdonerai il termine, ho detto romano, che la guerra dei poveracci, sì, no? Sì, nel esatto, senso che non è... cioè non voglio che sembri, però no, è da Pasolini in poi che, è giusto, insomma, la guerra fra poveri, ci scanniamo in mezzo alla strada per io, il 15 ottobre di tre anni fa ci fu quella manifestazione a San Giovanni di ragazzi, che ci fu un po' di confusione chiamiamola così, però il rapporto ragazzi poliziotti fu nonostante
ci fu lanciato di tutto, ci furono ferite da parte nostra, parecchi arrestati, però dalle immagini si vede il rapporto ragazzi-poliziotto, che è un rapporto sereno, nonostante si riconoscano le due posizioni diverse. Però non c'è quella credine, non si capisce che non si vede il poliziotto come un nemico, anzi. Certo. Anzi. Dovrebbe essere così, purtroppo non è così, per qualche responsabilità che l'abbiamo detto, insomma, c'è sicuramente, ma anche credo che sia, da quello che ci diceva Nicodemo, anche un problema a questo punto politico. Se non c'è la volontà di cambiarle queste cose, credo che difficilmente si riusciranno a cambiare. Ci proviamo comunque, Nicodemo, piccoli contributi di civiltà, proviamo a darli. Certo. Grazie anche a te, ovviamente. Grazie a voi, Nicodemo De Franco. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie.